Sì. Assessore De Poi, oggi esercitazione protezione civile, a cosa serve, perché siete qui? Allora, l'esercitazione è attestare i volontari, provare l'emergenza e quindi essere pronti in caso di necessità. Tra l'altro questa esercitazione viene chiamata anche comuni sicuri. Questa mattina 9 comuni, che poi sono diventati 8, hanno testato i piani di emergenza comunale, quindi attivato l'unità di crisi comunale, UCL, e con i volontari dei posti hanno testato questi piani. Questo serve tantissimo perché anche in simulazione possono uscire delle criticità, delle dimenticanze e comunque avere un ripasso su questo piano che dovrebbe essere ben in testa ai nostri sindaci e ai nostri responsabili di protezione civile, ci serve per evitare in caso di emergenza reale di perdere del tempo prezioso. Cosa fate qua oggi e quali sono i compiti e le funzioni di questa esercitazione? Oggi stiamo testando i piani comunali di protezione civile, i piani di emergenza comunale per vedere funzionalità degli apparati pubblici dei comuni, che devono attrezzare il loro UCL, unità di crisi locali, in ogni sede comunale, che poi testando alcuni scenari previsti dal piano comunale devono far riferimento alla sala Cesi della provincia come CCS, come centro coordinamento soccorso. In parole povere, l'aspetto pratico, l'esercitazione in cosa consiste? Cioè cosa fate? Ecco, consiste, oggi ci sono un giro più di 450 volontari sparsi sul territorio provinciale, in 7 comuni stanno provando questi piani comunali e spaziano tra l'emergenza idrogeologica, l'emergenza idraulica e l'emergenza in parte anche sanitaria e un'esercitazione antincendio boschivo. Quindi siete sul lago, sulla terra e sulla montagna? Sul lago, su terra e su montagna. Stiamo operando su tutti gli ambiti, abbiamo fatto anche l'evacuazione di una scuola qua a Pescate in cui adesso i ragazzi si trovano a fare la visita del campo. E anche questa è un'operazione di protezione civile in cui si testa la reattività della scuola nel momento della calamità, nell'evacuazione dei ragazzi e degli insegnanti che la frequentano. Allora, io sono Marco Valsecchi, sono responsabile dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Giussano, mi occupo di ricerca di superficie con unità cinofile. Noi gestiamo principalmente unità molecolari, cioè unità che fanno ricerca sull'indumento della persona scomparsa. Abbiamo un accordo con il soccorso alpino e speleologico
della 19ª delegazione lariana e principalmente copriamo le zone della bassa padana e le prealpi lecchesi. Quante persone e cani siete? I nostri volontari siamo in totale 21 con 10 unità cinofile, tutte molecolari e da maceria. Di queste 21 persone parte sono tecnici di recupero, operatori 118, soccorritori esecutori e conduttori. Quindi non intervenite solo in caso di disastro ambientale, ma anche in situazioni abbastanza comuni e quotidiane. Esatto, anche in ricerche, cioè la classica persona che si smarrisce per la ricerca di funghi, oppure il ragazzino che scappa di casa. La diversità delle ricerche di superficie normali, il cane molecolare può lavorare anche in terreno urbano, cioè in città, perché è legato al guinzaglio. Ci vuole molto tempo per addestrare. E calcolando che i cani che utilizziamo sono seguiti, sono blue down, un cane formato in pieno ci vogliono almeno 4 anni. Chiappa, il motivo per cui siete qua oggi, che cosa fate e quali sono i vostri compiti in questa esercitazione? Il tentativo oggi, come tutte le esercitazioni, è quello di provare le organizzazioni, ognuno per la sua specializzazione, e facendole integrare nel lavoro. Esercitazione provinciale perché in questo modo riusciamo a percorrere un po' tutto il territorio con la nostra presenza e soprattutto quello di provare assieme ad alcune amministrazioni comunali alcuni scenari, alcuni rischi che sono scritti nel piano di emergenza comunale, ma che sono scenari dove nel passato o sono avvenuti delle criticità, degli incidenti, o che comunque sono riconosciuti come potenzialmente pericolosi. Lavorare assieme tutti i volontari vuol dire anche provare un'organizzazione di tipo di segreteria, perché siamo presenti in 450 volontari oggi e quindi poter organizzare le squadre per tutti quanti, mandarli sugli scenari, così non è un lavoro indifferente. È un lavoro quello che si fa durante le esercitazioni nel giro di poche ore, in questo caso di 2 giorni, ma che normalmente quando c'è una criticità questo lavoro dura 24-36 ore almeno. Una 2 giorni intensa di esercitazione, preparazione, emergenze, quante persone coinvolte e motivo per cui siete qua? Sì, 2 giorni sicuramente intensi e importanti per la protezione civile della provincia di Lecco. Ricordo che sono alcuni mesi che ci stiamo preparando per questa attività, per quello che si vede qui è un po' la punta di un iceberg. Dietro ci sono attività di pianificazione, di prevenzione, che vedono un raccordo di tanti uomini e tanti volontari. Il motivo è abbastanza semplice per cui ci siamo trovati oggi. Abbiamo voluto chiamare questa esercitazione provinciale con un termine comuni sicuri, perché abbiamo chiesto a tutti i comuni della provincia di Lecco di testare il loro piano d'emergenza comunale. Riteniamo che la comunicazione dei rischi presenti in ogni territorio alla popolazione sia l'elemento principale per evitare che disastri possano impattare in modo ancora più significativo sulla popolazione. Noi non possiamo evitare che disastri si verificano, ma possiamo essere preparati. Ecco, questo è l'obiettivo un po' dell'esercitazione, far parlare tra loro i gruppi comunali, le associazioni e far parlare tra loro i volontari e le amministrazioni. Questo è un po' anche il nostro riferimento per le attività del prossimo anno, è instaurare dei canali precisi e forti tra il mondo del volontariato, quindi sentinelle del territorio, e le amministrazioni locali, e da qui all'amministrazione provinciale.